Ciao a tutti, ciao Elena. Ciao, ciao Sabri. Tutto bene? Bene, tu? Eccoci, Abbiamo già qualcuno di preoccupato. Tamara, siamo online. Ci vedi? ciao Tamara. Sì, adesso ci cominceranno a vedere. Siamo partiti in ritardo di 2 minuti. Insomma, Wow. il tempo di connetterci. Scusate, ci siamo perse dietro le quinte. No, vabbè, poi è venerdì sera, quindi abbiamo tutta la settimana sulle spalle. Elena, è stata una buona settimana? Una buona settimana, sì, interessante, nonostante questo rosso di nuovo, però vabbè. Allora, Tanto magari ogni tanto vedo se qualcuno deve entrare, così ok, va bene. sì, magari ricordiamo appunto che noi purtroppo non vediamo i nomi se non hanno dato l'autorizzazione a StreamYard e Abbiamo quindi. già qualche commento, li vedi? Sì, li vedo. Immagino che quella con i popcorn sia Tamara, appunto. Tamara, sei tu, dici qualcosa? Scusa, ti stiamo prendendo come avvio, ma carino. Eccoci. Stasera sarà un argomento bellissimo, quindi mi aspetto più e meglio. Sì, è un È la argomento diffuso, diciamo. Diffuso i problemi di cuore, purtroppo. Eh sì, ahimè. Faccio vedere la mia coppietta di Botero. Dai, sì. Aspetta, vediamo se qualcuno deve entrare ancora. Allora, ho Ok. Roberta Freda che mi dice sono nel gruppo. Chi non riesce a entrare? Roberta Freda mi dice sono nel gruppo. Però non so come fare ad aiutarla da qui. Allora, aspetta, vediamo se entro da qui. No, perché non ho richiesto di iscrizione. No, dovrebbe essere già nel gruppo, Roberta. Ciao Allora, Claudia. dille di Roberta, esci e rientra. Cioè, esci dalla pagina e rientra, perché a volte magari manca un Lo attimo di scrivo contatto. perché. Dico, ciao giovani donne, sono nuova del gruppo e è un piacere fare la vostra conoscenza. Non sappiamo come ti chiami, ma è un piacere anche per noi. Eh sì, allora scusate, ma se noi vediamo Facebook user perché stiamo usando StreamYard per trasmettere e quindi se ci scrivete il vostro nome ci aiutate a chiamarvi per nome. C'è Ola, c'è la Monica sicuramente, c'è la Claudia. Ah, molto bene. Bene, bene, siamo già a un bel numero, si vede tutto, si Ottimo. sente tutto. Quando vuoi, Elena, siamo tutte cariche. Devo prendere appunti. Ottimo, ottimo. Sì, allora, io avevo preparato una cosa che però poi non mi sta funzionando perché la tecnologia stasera mi ha lasciata a piedi e quindi vabbè, lo facciamo senza tecnologia. Ciao Paola, ciao Giulia, ciao, ciao, ciao. E quindi lo facciamo in modalità un po' più casereccia, ma va bene lo stesso, ok? Allora, io adesso dirò quattro credenze limitanti, che sono anche quelle che ho messo su Instagram. Non so se qualcuno di voi è riuscito già a vedere il post di oggi pomeriggio. E appunto le nomino proprio 1, 2, 3, 4. Ah, ma devo andare a prendere il foglio e la penna allora. Un attimo. Foglio e penna, ragazzi, foglio e penna. Arrivata. Ciao, ciao. Allora, dicevamo che io avevo preparato, mi ero preparata tutta una roba fichissima con una cosa interattiva, eccetera, ma non mi sta funzionando. E quindi dobbiamo fare diversamente. Il Faccio bello la della diretta, carta e penna. diretta, sì, dobbiamo fare un ultimo tentativo. Guarda se c'è qualche ritardatario. Ok, dovrei aver fatto entrare tutti. Ok, Ok, niente, non sta funzionando, pazienza. Allora,
La numero uno. Numero uno. Quindi io adesso elencherò quattro credenze limitanti, ok? E vi chiedo poi nei commenti di scrivermi quale delle quattro vi risuona di più, quale delle quattro vi è capitato di pensare più spesso. Tutto chiaro? Chiarissimo. Ok, allora, uno, c'è sempre uno dei due che ama di più. Questa è la prima credenza limitante. Due. Sono attratta solo dalle persone sbagliate. Ok. 3. È molto difficile trovare qualcuno veramente giusto per me. Ciao Elena, ben arrivata. Stiamo facendo l'elenco delle credenze limitanti, quindi poi le ripeto e vi chiederò di scrivermi nei commenti quale delle quattro vi risuona di più. Con il numero, Elena, ti basta il numero? Il numero. Quindi uno c'è sempre uno dei due che ama di più. Due sono attratta solo dalle persone sbagliate. Tre è molto difficile trovare qualcuno veramente giusto per me. Quattro avere successo sia in amore che nella vita professionale è impossibile. Ok, queste sono quattro, sono solo alcune delle credenze limitanti che ci sono sull'amore, ovviamente, però anche per una questione di tempi di questa diretta, facciamo che stasera parliamo di queste quattro e poi c'è anche un regalino alla fine per vederne altre tre. La Sabri sa già di che cosa si tratta e quindi. Ma io zitta, non dico niente. Ok, allora le ripeto. Uno, c'è sempre uno dei due che ama di più. Due, sono attratta solo dalle persone sbagliate. Tre, è molto difficile trovare qualcuno veramente giusto per me. Quattro, avere successo sia in amore che nella vita professionale è impossibile. Io non posso scrivere commenti perché non me lo fa scrivere da qua, non capisco, ma te lo dico a voce. 1, 2, 3. Ok. Va bene, quindi le due tre sono abbastanza gettonate. Anche Paola dice: io ho pensato spesso sia la due che la tre. Ciao Maria di Alba, ben arrivata anche tu. La tre è molto difficile. È molto difficile trovare qualcuno veramente giusto per me. Ok, Erika dice la uno. Va bene. La due. Ciao Cristina. Per te il 2, ok, attratta dalle persone sbagliate. La numero 1, fino a qualche tempo fa dicevo che non li meritavo, mio marito, quindi lui mi amava di più. Ora ci sto lavorando, bravissima, bravissima. Giulia dice la 3. La 2. Vedo che la 4 non è molto gettonata, eh? Interessante. Ok, Sara, maestra da Piacenza, per te la 3. Va bene, Sara, grazie. Stasera spaziamo un po', eh? Nord Italia. Siamo tutta Italia. Alessandra con il cornice digitale a Venezia. Ciao Alessandra. Un'amica che ci scriveva da un paese che non so dov'è. Gradara, io non so dov'è Gradara. Magari poi ce lo scrive. Tamara 2-3, ok, sì, direi che la stragrande maggioranza siamo sulla 2 e la 3, qualcuno la 1, una sola persona la 4 finora, se non ho letto male i commenti. Ok, bellissimo paese in Emilia Romagna, dice qualcuno. Ok. Tamara, ok. Io purtroppo mi sono collegata ora. Allora. Ripeto le quattro affermazioni, le quattro credenze limitanti per l'ultimissima volta, così poi passiamo a come possiamo affrontare, intanto da dove si originano e poi cosa possiamo fare per cercare di sfidare un po' queste credenze, metterle in discussione. Quindi uno, c'è sempre uno dei due che ama di più. Due, sono attratta solo dalle persone sbagliate. 3. È molto difficile trovare qualcuno veramente giusto per me. 4. Avere successo sia in amore che nella vita professionale è impossibile. Quindi queste sono le quattro credenze limitanti che vedremo stasera.
Ho chiesto se si può mettere nei commenti quella o quelle che vi risuonano di più. Ok. Allora, Paola dice: invece per la 4 ho notato che tutti e due i miei ex erano attratti dal mio essere solare e brillante, ma era come se mi volessero vedere brillare solo chiusa in casa. Adesso devo confessarvi che ho bisogno di pensare a me, non ho voglia di sentirmi tappare le ali. Giustamente, Paola, giusto così, assolutamente. Abbiamo anche un commento di Tatiana. Ok, la 3 non punto veramente. Aspetta, a dire il vero, per la 3 non punto al veramente giusto, già che sia normale non sposato, sarebbe tanta roba. Ok, e siamo ancora sulla 2. Va bene, allora, diciamo che vincono a mani basse la 2 e la 3, e poi c'è qualcosa sulla 1 e qualcosa sulla 4. Bene. Allora, partiamo dalla credenza numero 1, c'è sempre uno dei due che ama di più. Allora, questo ha a che fare con qualcosa che qualcuno ha già accennato da qualche parte, che è molto sul discorso del merito, no? Del sentire veramente che meritiamo l'amore. Perché, aspetta, faccio una premessa prima. Allora, c'è un concetto interessante che deriva anche dalla saggezza popolare. La saggezza popolare dice: in amore vince chi fugge, no? Vi sarà capitato sicuramente di sentirla questa affermazione. E questa affermazione rispecchia un po' il pensiero, diciamo, rispecchia un po' quella dinamica che c'è fra chi ha un atteggiamento, chi ha una modalità di interazione nella coppia che si dice in gergo tecnico evitante, cioè chi ha la ferita dell'invasione, quindi chi si è sentito un po' invaso nei propri confini e quindi adesso dice Un stai al attimo, tuo posto, stai alla larga, la ok? largo. E chi invece ha la ferita dell'abbandono e quindi rincorre. E questo giochino qua, Adele, io fuggo e tu rincorrimi, ma nel momento in cui smetti di rincorrermi, io allora torno da te, perché comunque ho bisogno di questo, mi piace il fatto che tu mi rincorra, ok? Crea un'alchimia pazzesca. È una fatica pazzesca. Esatto. E anche una fatica grande, perché comunque è una dinamica di coppia diffusissima, ma che non permette mai né all'uno né all'altra di sentirsi sicuri, di sentirsi sereni all'interno della relazione di coppia, ok? E quindi è vero che da una parte può creare un po' di eccitazione, soprattutto all'inizio, no? Un po' di piccantezza, ok? Non so se anche se esiste come parola. Piccantezza. Un po' di quello, È chiarissimo. un po' di friccicorì, non so, quella robina lì che dice: ah, dai, un po' di eccitazione anche, possiamo anche chiamarla eccitazione, ok? Alla lunga poi diventa veramente, veramente faticoso. E appunto alla base del pensiero, soprattutto di chi rincorre, c'è questa cosa, c'è questo pensiero no, a volte, non sempre, non merito qualcuno che possa accettarmi esattamente così come sono. Okay? Quindi devo sempre essere io a rincorrere l'altro perché in qualche modo devo dimostrargli qualcosa, devo dimostrargli che ci tengo, devo dimostrargli che sono qui per lui, eccetera. Non so se vi è mai capitato di fare questi pensieri. Andiamo un A volte succede l'opposto, cioè quando si smette di fuggire, l'altra persona perde interesse. Sì, può succedere proprio perché se è una dinamica basata solo su questo meccanismo, diciamo, si perde quella tensione
eccitante e quindi tac, crolla il castello. Può succedere, sì. E una delle cose anche, diciamo, più faticose che ci sono a volte è seguire i consigli di chi ci dice: ma se tu fatti un po' desiderare, no? Fai un po' quella che sta sulle sue. Se non è nella nostra natura, fare quella roba lì è faticosissimo e ci porta lontanissimo dalla nostra autenticità, Sono d'accordo. che tra l'altro dovrebbe essere la base di una relazione sana, il fatto di essere totalmente nell'autenticità. Ok? E quindi ci sono adesso su YouTube, spopolano un sacco di love coach, le chiamano, no? Che danno consigli, scrivi il messaggino così, aspetta tot minuti per rispondere. Cioè, io vedo anche per mia formazione, diciamo, su questi temi, ne seguo un po'. Cioè, diventa un lavoro, ok? Invece di, cioè, diventa una costruzione di un personaggio quasi mitologico, come ci presentiamo soprattutto nel mondo dei siti di dating online, quindi vari Tinder, Mythic e quant'altro, che poi alla fine non rispecchia chi siamo veramente. Quindi poi quella maschera dopo un po' ci diventa veramente pesante in faccia. Ok, Erika dice sì, tante volte le è successo di fare questi pensieri. Ok. Cioè, non è una persona che si sono formate per fare questa cosa? Sì. Pazzesco. Sì, ce n'è tanti e sono anche molto seguiti perché comunque si cerca un po', cioè, c'è un po' la tendenza a volere il trucco. La scorciatoia, no? La soluzione che dall'oggi al domani ti fa risolvere il problema, ok? E sì e no, nel senso che sicuramente ci sono delle consapevolezze che si possono acquisire anche abbastanza velocemente. L'obiettivo di questa serata è anche un po' trasmettere questi strumenti di consapevolezza, però poi. Se abbiamo vissuto 20, 30, 40, 50 e più anni con un pensiero radicato nella testa e anche con esempi intorno a noi di relazioni di coppia di un certo tipo, vogliamo concederci qualche mese almeno per, diciamo, disinstallare quel software e installarne uno nuovo, secondo me è proprio necessario e fisiologico. Abbiamo un po' di commenti. Yes. Ho rincorso mio ex marito in giro per il mondo, quando ho smesso si è trovato un'altra. Sì, perché evidentemente quello di cui lui aveva bisogno era proprio il fatto di sentirsi al centro dell'attenzione. E quindi, secondo me, no, non è che ci hai perso tanto. Spero di non, insomma, di non essere troppo schietta, ma Beh, meglio. una delle tue grandi doti è la schiettezza, quindi non Ok. è sicuramente mai un difetto. Spero Grazie, lo che dico con comunque concordino. amore, davvero tanto amore. Allora, concordo in pieno con voi, mi sono sempre chiesta: ma perché devo far finta chi non so, di essere chi non sono? Vorrei trovare una persona che mi apprezza. Ok, yes, assolutamente sì, e quella persona, cioè, esiste e la puoi incontrare nel momento in cui tu per prima ti concedi di amarti esattamente così come sei, difetti, fra virgolette, inclusi. E anche questo è un percorso. Adoro l'autenticità, dobbiamo essere sempre noi stessi nella relazione, la penso così. E infatti siamo in due, in tre e anche in più di tre a pensarla. Io non ho tempo per inseguire una persona, cioè, non voglio neanche averlo questo tempo, basta, l'ho fatto anch'io, ma mai più nella vita, mai più. Esatto. E quindi qual è il pensiero più costruttivo invece che limitante che possiamo sostituire a in amore vince chi fugge, ok? Oppure c'è sempre uno dei due nella coppia che ama di più? È proprio l'affermazione contraria, Cioè che l'amore è reciproco, l'amore vero è basato sulla reciprocità.
su una connessione. Sì, esatto. Quindi io mi merito un amore corrisposto al 100%. E questo è un altro pezzettino, che aggiunge l'elemento della sfida. Io mi impegno a corrispondere l'amore al 100%. Perché, di questo poi magari parleremo alla fine di tutte le quattro, ma intanto lo anticipo. Spesso facciamo l'elenco delle caratteristiche che dovrebbe avere il nostro partner ideale o di come dovrebbe essere la nostra relazione ideale, mettendo l'asticella anche abbastanza alta, giustamente, ci sta, ma non sempre ci chiediamo se noi per prime siamo pronte a quel tipo di relazione. Siamo pronte ad incontrare quel tipo di persona a quel livello. Per me è stato abbastanza rivelatorio, quando mi sono fatta questa domanda, perché ho visto che in effetti avevo aspettative molto alte, ma c'erano delle cose di me su cui non mi ero ancora impegnata a lavorare abbastanza. E quindi ho dovuto, e volendolo fare, ok, il devo, voglio, posso, famoso, il mio mantra, Infatti, lavorare chi su questo. conosce Elena e chi la conoscerà meglio sa che questo è veramente Questo è devo. un'altra triade che è pensieri, comportamenti, risultati. Quindi devo, voglio, posso, e pensieri, comportamenti, risultati, prima o poi me li faccio Perché se tu le trovare. dici Elena, io devo, lei ti dice devi o vuoi? Sempre. Esatto. E quindi ho dovuto per prima lavorare su di me, su molti miei aspetti che avevo nascosto un po' sotto il tappeto, e poi finalmente è arrivata la persona che stavo cercando, la relazione che assolutamente mi ero immaginata, e anche molto più di così, perché poi la vita ci sorprende, ok? Abbiamo Vedo ancora che ci sono commenti. buoni commenti. Se non è la nostra natura farsi desiderare, bisogna imparare a rispettare se stessi e anche credere di non meritare certe cose o qualcuno. Poi invece se ti ascolti ed esci da certi concetti radicati diventa addirittura l'opposto, sei tu che meriti. Certo, Giulia, assolutamente sì. In Questo è carino. amore vince chi resta, sì, assolutamente sì. Allora, ciao, arrivo lunga. No, ciao, ben arrivata Stiamo parlando di quattro credenze limitanti di cui ho parlato, che ho presentato all'inizio e che se vuoi ritrovi anche su Instagram. Abbiamo appena cercato di sfatare il mito del in amore vince chi fugge, e invece in amore vince chi resta, come ha detto giustamente qualcun altro. E cosa dici, Sabri? Passiamo Seconda, alla mia. seconda. Che era anche una delle più gettonate, ok? Sono sempre attratta dalle persone sbagliate, giusto? Ok, allora questa frase contiene due cose pericolose, ok? Di cui una è il sempre. Tutte le generalizzazioni, sempre, mai, tutto, niente, solo questo, no? Sono paroline un po' pericolose da usare perché non lasciano spazio al dubbio, sono totalizzanti, ok? E invece, secondo me, pochissime cose nella vita sono veramente così bianche o nere, no? E quindi questo sempre. Se iniziamo a metterlo in discussione e ci chiediamo, ma sempre, sempre incontro le persone sbagliate in tutte le circostanze della mia vita? Magari mi è capitato spesso nelle relazioni di coppia, ma magari non mi capita nelle amicizie. No? E quindi già se riusciamo a insinuare il dubbio in questa credenza granitica. Perché il trucco per smantellare le credenze limitanti qual è? È proprio metterle in discussione.
no? Trovare delle controargomentazioni e anche degli esempi pratici nella vita che ci aiutino a smentirle. E più riusciamo a smentirle in modo categorico, non tanto con il pensiero così, ma proprio con delle evidenze tipo sì, ok, magari ho incontrato due o tre persone sbagliate nell'ambito della relazione, ma quante persone giuste ho incontrato nella mia vita in generale? La maggior parte. Sì, può essere che abbia rovinato una generazione, ma anche Cenerentola, ok, ha rovinato molte più generazioni. Molte generazioni. Tante, tante delle favole Disney che ci dicono che deve essere il principe che ci viene a salvare, anche no. Nel senso che Azzurro, azzurro, come quello di Shrek, azzurro, uno sì. sfigato pazzesco. Sì, infatti. Perché qui è un'altra, e tra l'altro questo argomento ha dedicato una puntata del podcast, non esiste l'anima gemella, la persona giusta, ok? Che è anche un po' figlia di questa credenza qua di incontrare sempre le persone sbagliate. Ne ho incontrati 10 sbagliati e ce ne sarà soltanto uno giusto nel mondo. No. Siamo 7 miliardi e passa in crescita di persone e quindi non è possibile che ci sia solo una persona giusta. Noi continuiamo ad evolvere nel corso della nostra vita. Così come le amicizie possono cambiare, perché siamo noi le prime a cambiare nel corso del tempo, così cambiano le persone da cui possiamo essere attratte. E quindi c'è sicuramente più di una persona nel mondo giusta per noi, ok? E qui c'è un altro concetto abbastanza interessante che è quello della fedeltà alla stirpe. Chi ha letto il mio libro ne ha già sentito accennare un po' di questo concetto della fedeltà alla stirpe, che è un po' quella cosa che ci portiamo dietro dalla famiglia o dalle amicizie di cui ci circondiamo. Per cui se nella mia famiglia ci sono sempre state donne abbandonate piuttosto che persone che hanno incontrato dei disgraziati, allora anch'io, più o meno consapevolmente, ok? Perché poi a volte mettiamo anche in atto dei sabotaggi. Farò sì nella vita di incontrare persone che non sono le persone giuste per me. Piuttosto che se sono in una compagnia di amiche che nell'amore hanno sempre delle sfighe tremende, ok? E basiamo anche un po' della nostra complicità sul fatto che incontriamo sempre solo dei disgraziati, allora se improvvisamente io mi permetto di mettere in discussione questa credenza, improvvisamente tradisco le mie amiche, in un certo senso, no? Perché non sono più complice con loro delle nostre sfighe comuni, ok? Scusate anche il linguaggio a volte un po' colorito, ma tanto siamo tutte fra adulti, credo, no? Chiaro, è chiaro. Abbiamo un paio di commenti. Paola, perché sei giovane, quella di mia figlia si sono fregato con Pretty Woman. Sì, ma è sempre quello, lo schema del principe azzurro. Al momento ho iniziato anche a dubitare sull'innamoramento, che spesso è confuso con la sola attrazione e quindi col tempo diminuisce fino a finire. Per me finora è stato così, sia quando ho lasciato sia quando sono stata lasciata. In sintesi, non credo più nell'amore, ma nelle relazioni a tempo. Sono esperienze di vita, pezzi di strada, percorsi insieme a qualcuno che in quel momento è speciale. Ok, ci può stare. Qui, secondo me, varrebbe la pena capire se c'è un tema di protezione, che ci sta tutto assolutamente, e chiederti se vorrai, se questa protezione però ti sta permettendo comunque di viverti questa esperienza fino in fondo, o se sei dentro con un pezzettino sì e un pezzettino no. Classico, piede dentro, piede fuori. Perché comunque questa cosa passa, ok? Il nostro partner spesso è lo specchio di quello che noi portiamo nella relazione.
A volte è lo specchio proprio diretto, a volte è diciamo, il negativo di quello, il negativo nel senso della pellicola fotografica, eh? Cioè noi portiamo il bianco, lui porta il nero e ci incastriamo anche per quello, perché siamo in un certo senso complementari, però se noi siamo dentro a metà, se siamo un po' tiepidini, nella mia esperienza e secondo la mia opinione, che vale uno come vale uno tutto il resto, questa cosa qua si riflette nel rapporto e quindi il rapporto sarà tiepido. Se ci va bene così, va benissimo così. E se fosse il contrario, amiche e famiglie perfette e felici nelle loro relazioni. Ok, allora Cristina, qui ci potrebbe essere Sbagliato. un tema di nuovo di aspettativa, ok? E ne parliamo con la terza credenza, ok? E quindi adesso lo affrontiamo. C'era un altro commento, Sabri? Quelli giusti a me sembrano noiosi e dopo un po' mi scende l'ormone, fantastico, ok? Questo è il frutto, questa affermazione qua che capisco perfettamente e anche per me è stata molto vera per molto tempo, è il risultato di tutta una serie di relazioni basate sulle montagne russe. Quindi quella cosa lui scappa, io lo rincorro, poi però mi faccio desiderare io, poi ci deve essere sempre l'elemento un po' del dramma, ok? Inteso come l'intensità, la passione sfrenata, la cosa plateale, no? Ci sono stata dentro anch'io, quindi non c'è assolutamente nessun giudizio in quello di cui sto parlando adesso, ok? Il risultato però di questa cosa qua è che appunto poi una relazione normale ci sembra banale, ci sembra assolutamente insipida. E quindi questo ci rende un po' faticoso costruire una relazione solida e improntata su un progetto di lungo periodo, perché cos'è che contraddistingue le relazioni sane? La progettualità. Ok? Che non significa che devo assolutamente giurare, anche se chi di noi si è sposata l'ha fatto, soprattutto chi si è sposata in chiesa, ok? Che sarà per sempre. Però voglio essere dentro questa relazione al 100% e in questa relazione io voglio mettere le basi per costruire qualcosa. Poi non ho nessuna garanzia di nessun tipo mai. Nel senso che l'unica certezza che abbiamo nella vita è che prima o poi finirà la vita. Ok? E questa è l'unica certezza che abbiamo veramente tutti. Su tutto il resto possiamo fare del nostro meglio. Questo è quello che possiamo fare. Ok? Però se già partiamo con la retro inserita, difficile che andremo lontano, no? E a volte davvero non ci rendiamo conto di quanto siamo noi le prime, magari anche perché abbiamo ferite profonde, magari perché abbiamo un sacco di esperienze negative alle spalle, magari perché vorremmo per una volta, no, davvero essere scelte dal principe. Sono tutte cose sacrosante, Quindi non ok? esiste davvero? Non Il principe. esiste davvero il principe azzurro. Sicuro esiste più di uno, ok? Quindi no, facciamo Vabbè, che come Babbo Natale mi hai rovinato proprio. no. Ok. Allora, vedo un sì, non ho capito a che cosa si riferisce questo sì. Diciamo, chiudo la mia Filippica dicendo che appunto a volte siamo davvero noi che non siamo pronte, che non ci sentiamo pronte per entrare in una relazione al 100%, ok? E
E sicuramente io sono stata per molto tempo assolutamente non pronta, anche se nella mia testa c'era la convinzione di esserlo, ok? Però poi quando mi hanno fatto ragionare in profondità, ho detto forse in effetti no, forse non sono pronta, magari semplicemente era non sono pronta a essere ferita di nuovo. A mettermi in gioco al punto da prendere il rischio di che il mio cuore si venga ancora spezzato. Sospirone. Quanto l'affinità nel sesso, secondo te, ha la sua importanza in una relazione? Ce l'ha assolutamente. E ce l'ha, mi viene da dire, con gradi diversi a seconda del nostro linguaggio dell'amore. Quello dei linguaggi dell'amore è un tema bellissimo, ok? Che questa sera non abbiamo assolutamente tempo di affrontare, e che però viene affrontato in lungo e largo nel percorso che si chiama Amore Parliamone, ok? Questo piccolissimo inciso. Però diciamo che per qualcuno più che per altri la sessualità è un elemento importante della relazione. Non per tutti allo stesso modo, ma per qualcuno in particolare sì. Ah, si è scatenato l'inferno, io te lo dico. Se ti butti a capofitto in una relazione e prima vieni trattata come una principessa e poi quando si adattano di brutto diventi Cenerentola, se non esci tu da questa, diventi tu il problema, certo. Sì. Cioè, noi insegniamo agli altri come trattarci. Ok? Per cui se io all'inizio diciamo che tollero tutta una serie di cose perché voglio che la relazione funzioni, ma so già che le sto tollerando, che non sono cose che mi stanno benissimo. E allora poi con l'andare del tempo no, non può che peggiorare la situazione. Questo non significa che non si debbano fare dei compromessi, ok? Però significa, e questo è un altro tema che secondo me è importantissimo avere chiaro e di cui parleremo sempre in Amore Parliamone, è necessario avere chiari quali sono i nostri valori, quali sono le cose che per noi sono imprescindibili. I nostri amici americani li chiamano deal breakers, cioè le cose che fanno rompere il patto, le cose in presenza delle quali il patto si rompe. Se si verificano queste cose qua, allora il contratto non è più valido, ok? Ecco, avere chiare queste cose, qualcuno dice bisogna impostare delle regole fin dall'inizio, sì, però le regole devi averle per prima chiare tu. Devi Sono d'accordo. sapere che cosa è importante, devi sapere se per esempio per te è importante sentirti rispettata, ok? In quali occasioni? Hai concesso all'altro di non rispettarti e non hai detto niente, per esempio, in passato. E quindi sei disposta ad impegnarti adesso a far presente fin dall'inizio certe cose? Oppure sei disposta a chiudere un rapporto magari nascente o appena iniziato perché ti accorgi perché fai caso, perché vai a cercare dei segnali che ti possano far capire questa persona mi rispetterà oppure no. Devi sapere anche qual è il tuo limite. Magari lo sai, però magari lo sposti, quindi secondo me è più importante avere delle regole, sapere quali sono le tue regole. Sì, allora non capisco se per limite si intende confine. Quindi nel caso in cui si intenda confine, sono assolutamente d'accordo. Il confine è quella sana consapevolezza appunto di quello che è il nostro nucleo, di chi siamo noi con noi stesse, e quella roba lì deve essere preservata sempre e comunque. Quindi se siamo consapevoli del nostro confine, fantastico.
Se per limite si intende un'altra cosa, parliamone, perché ho bisogno di capire meglio cosa si intende per limite. Facciamo che passiamo alla numero 3, intanto, che era un'altra delle più gettonate. Ok. Allora, sono sicura che ci sia qualcuno fuori righe, ma quello giusto è difficile da trovare. Ok. Allora, qui intervengono due o tre cosine, poi chiaramente tutto è un mix di tutto. Io ho fatto un po' di schematizzazione anche per, così, per facilità di esposizione e spero di comprensione. Qui c'è un po' di perfezionismo. Okay, che è anche un pezzettino della sindrome dell'impostore. E c'è un po' di paura del rifiuto. Cioè, io mi dico che l'asticella è sempre, devo mettere l'asticella altissima, così facendo mi sto in un certo senso sabotando. Ok. Perché così sabotandomi, quindi non mettendomi mai in gioco, mi metto anche al riparo da possibili rifiuti, dal fatto che qualcuno possa dirmi di no. Torna. No, nel mio caso no, probabilmente più da prima. Ok. Quindi c'è una parte di perfezionismo. Forse. Ok, va bene. Allora, di nuovo, va bene mettere l'asticella alta, perché giustamente siamo tutte donne fantastiche e quindi è giusto puntare alto, ma secondo me è anche altrettanto utile capire se noi siamo già a quel livello lì, al livello che chiediamo. Uno e due, è importante capire perché stiamo cercando quelle caratteristiche in quella persona o in quella relazione. E qui secondo me, appunto, più che fare l'elenco, scusate, delle caratteristiche che dovrebbe avere l'altro povero Cristo di essere umano, che è un essere umano anche lui. Ok, ha senso chiedersi quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere la relazione. Perché ci sono di nuovo più persone che po con cui possiamo creare quel tipo di relazione. E quelle persone possono avere caratteristiche diverse tra di loro. Quindi, se noi ci fissiamo sul fatto che deve essere atletico, biondo, coi baffi e alto 1,80 m, faccio per dire, perché, no, faccio per dire, ma mica tanto, perché comunque su Tinder questa cosa dell'altezza c'è, ok? E quindi, e poi, appunto, ci sono tutta una serie di cose, ci diciamo, ah, ma sì, ma io in fondo non chiedo mica così tanto, chiedo solo che sia la lista della spesa, ok? E però non ce n'è neanche uno, tutti quelli che trovo sono degli stronzi. Ok, magari se spostiamo il focus dall'elenco delle caratteristiche fisiche, economiche, eccetera, di status e quant'altro, e le spostiamo su come vogliamo che sia la relazione e come noi ci stiamo preparando a entrare in quella relazione, allora cambia un po' la storia. C'erano dei commenti, credo. Allora. Sì, Spiegare a se stesso il comportamento dell'altro. Ok, allora, un conto è mettersi in ascolto e comprendere quali possono essere le motivazioni dei comportamenti di chi abbiamo davanti. Questo è assolutamente sano. Un conto è razionalizzare e giustificare nella nostra testa dei comportamenti che invece per noi sono inammissibili.
Mamma mia, questa cosa è veramente Bibbia, Vangelo. Questa cosa è tremenda. Io l'ho fatta per un sacco di anni nella mia relazione narcisistica, ok? Perché cosa succede? Che la manipolazione che viene messa in atto fa sì che io non sappia più qual è la mia verità. E quindi devo nella mia testa si inceppa quel meccanismo lì e io sono sempre lì a dire: no, vabbè, ma sono io quella sbagliata, sono io quella che non ha capito bene, in effetti sono io che, no? Sono io quella che ha la colpa di. E questa roba qua è tremenda, è tremenda. Quindi alla larga, appena vi accorgete che sta succedendo questa roba qui, che non sapete più distinguere tra che cosa per voi è vero e cosa non lo è, sapete solo che state male, ok? Il vostro corpo vi sta dicendo via da qui. Via da qui senza se e senza ma, quindi via da lì. Ok, chiudete tutti i contatti, bloccate il numero, via da Facebook, se potete cambiate casa, io nel mio caso non sono riuscita a farlo ancora, ma prima o poi lo farò. Ok, va bene. Allora. Avevamo questo, non ricordo però a cosa si L'importante riferiva. è, sì, scusate, io poi quando parto per le mie filippiche a volte mi perdo. Fondamentale comprendere e accettare che uomini e donne sono biologicamente, ancestralmente diversi, quindi l'uomo non potrà mai avere certe caratteristiche che ci aspettiamo. Ok, occhio a quel mai, ok, lo dicevo prima sulle generalizzazioni. Sicuramente siamo biologicamente e fisiologicamente diversi, e questo per me è, voglio dire, è palese. Questo è un vantaggio anche, no? Nel senso che possiamo, delle nostre differenze, fare sinergia, ma questo in tutti gli ambiti, cioè siamo tutti diversi da tutti e quindi abbiamo la possibilità, questa è una ricchezza, la diversità è una ricchezza e quindi se impariamo a interagire fra di noi facendo tesoro di quello che ognuno porta, vinciamo tutti, come nelle squadre, no? Le squadre che vincono sono quelle in cui ogni giocatore ha presente qual è il suo ruolo, è quello che gli viene meglio, è quello che gli viene più facile, è quello che gli piace fare e è incoraggiato e supportato dagli altri a fare sempre meglio. Questo, secondo me, è la chiave, no? Quando ti hanno abituato a considerare ammissibili un sacco di cose perché tu devi sempre essere gentile e disponibile. Eh già. Ahimè, ahimè, sì. Questo è il discorso Abbiamo un libro da suggerire. Abbiamo un libro, Qui sì. abbiamo un libro da suggerire, Sì. okay. Che si intitola Che si intitola Era una brava bambina, poi sono guarita. Bellissimo. Ok, allora vedo un altro commento. Secondo te non è possibile arrivare a riuscire a essere indifferenti di fronte al nostro narcisista invece di allontanarci? Cioè, la condizione sine qua non è che tu non debba avere più niente a che fare con questa persona. Okay? Non ci sono vie di mezzo. Con i narcisisti, l'unica vera e definitiva soluzione è, scusate, averli fuori dalla tua vita. Non ci sono aree grigie, ok? Questo voglio che sia assolutamente chiaro. Se non ti fa più effetto, meglio, ok? Però l'importante è che sia fuori dalla tua vita. Io adesso non provo più sentimenti di rancore o di rabbia nei confronti di questa persona, del mio ex, ma questo non significa che io avrei piacere di frequentarlo, neanche come amico. Assolutamente no. Ok? E quindi l'unico modo per guarire dalla ferita narcisistica è mettere quanta più distanza possibile fra noi e
il narcisista. Distanza fisica, distanza emotiva, distanza di tempo, attenzione, energia, tutto. Ok? Deve essere proprio fuori dal nostro spazio vitale il più possibile. Perché se no non è possibile guarire. Ok? Se, perché quella. La porta che lasciamo aperta è una porta che lui vivrà, se lui o lei, insomma, io adesso diciamo che in questo contesto mi esprimo sempre con maschile e femminile, ma come il permesso, come il fatto che noi gli stiamo dando il permesso di continuare a fare quello che lui ha sempre fatto. Di nuovo, torniamo a insegniamo agli altri come fare a trattarci, ok? Una cara amica sta tentando la via dell'indifferenza per via dei figli, ma è impossibile perché lui comunque ti attaccherà sempre. Ok, allora di nuovo, questo sempre, attenzione, ci sono, si può ricorrere anche a vie legali quando è necessario. Ok? Punto di non ritorno, passi lunghi e ben distesi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io su questo sono abbastanza categorica, non lo sono in moltissimi altri ambiti, ma su questa cosa è proprio necessario mettere quanta più distanza. Ho lasciato un narcisista, ma poi siamo diventati amici, ho fatto anche la testimone di nozze del mio matrimonio. Ok, magari tu sei l'eccezione che conferma la regola. Quanta più distanza possibile, perché poi quando ci sono i figli, chissà quanto si riesca a escluderlo, sì. Sì, però appunto, tranne il caso fortunato di quest'altra amica che è riuscita a ricreare un rapporto di amicizia, nella stragrande maggioranza dei casi che ho visto e anche nel mio caso personale, perché si è trascinata per un sacco di anni quella situazione, l'unico modo vero è proprio chiudere tutti i canali possibili e immaginabili. Se ci sono dei figli di mezzo, mettere in atto tramite degli avvocati delle dinamiche che possano essere comunque più possibile tutelanti per voi e per i figli. Sì, vie legali se continuano ad abusare, certo. Perché anche l'abuso psicologico, ragazze, è un abuso. Cioè non è che perché non ci sono i lividi sulla pelle, i lividi non ci siano. Ci sono e ci sono profondi, a volte sono anche più profondi di quelli che si vedono sulla pelle. Allora. Quando torni sui tuoi passi, cioè hai avuto una relazione con un uomo, poi ti lasci, dopo anni di esperienza invece torni a frequentarti, il rapporto è diverso e ora che saresti pronto a una relazione stabile lui mette dei paletti a paura, ti dà ma allo stesso tempo ti toglie, coinvolto che sembra essere insieme ma allo stesso tempo non si lascia andare come dovrebbe. Ok, allora mi parli di lui, ma tu come stai? Cioè, sei felice? Ti viene voglia di frequentarlo, ti senti bene, ti senti che vorresti, che puoi progettare con questa persona, ti senti che ti fa sentire bene. Già dal fatto che mi scrivi e mi parli di lui, io mi metto un po' sul chi va là. Sì, Ok. tiene sulle antenne. Perché mi chiedo, ma tu dove sei in tutto questo? Con lui stai bene quando lui c'è. Quando lui non c'è, cosa succede? No? Cioè, secondo me, dobbiamo proprio, è un allenamento a osservarci molto e a partire da come stiamo noi con noi stesse, prima di tutto, prima che nella relazione. Se noi sappiamo come fare a stare bene, a soddisfare i nostri bisogni, amarci incondizionatamente, ok? Perché l'autostima vera è questo, è l'amore profondo e incondizionato di noi stesse.
Non è né la superbia né il fatto di sentirci fighe davanti allo specchio, non è proprio il fatto che noi siamo le nostre migliori alleate, sempre e comunque, anche quando non ci piace niente di quello che vediamo. Anche quando, se potessimo, non ci frequenteremmo, ok? Ma rimane una parte di noi che dice: no, io ti amo sempre e comunque. Quella è l'autostima vera, ok? Allora, nel momento in cui abbiamo il focus su noi stesse, possiamo vedere per differenza chi può stare accanto a noi, chi è degno del nostro tempo e delle nostre attenzioni e chi no. Mio amico narcisista è guarito, ci sono voluti anni, ma era una grande persona. Ok, perfetto. Io non dico che non siano redimibili i narcisisti, però non siamo noi a doverli redimere. Ok, devono fare un percorso con un terapeuta, con un professionista della relazione d'aiuto, un percorso che è necessario che facciano loro e che decidano loro che vogliono fare. Ok? Non possiamo essere noi a portarli in terapia. Non possiamo essere noi a lavorare su di noi e poi sperare che anche loro di riflesso beneficino del nostro lavoro su noi stesse. No. No. La scelta di cambiare è sempre soltanto individuale. Ok? Io non dico che non si possa cambiare, si può se è una scelta nostra. Se è una scelta che parte da noi, se qualcuno ce la impone, perché mettetela su di voi, no? Al contrario, se qualcuno ci impone di cambiare, potremmo farlo perché magari ci sentiamo obbligate, perché magari ci fanno sentire in colpa, perché magari, ma poi comunque o si crea risentimento, o si crea rabbia, o molleremo il colpo, o perché non c'è un perché forte alla base di quella cosa lì. Ok, quindi felicissima per questo tuo amico, mi dà speranza che ci sia qualcuno che si impegna anche a guarire. Esatto, non si può fare da croce rossine sempre e comunque. Yes, assolutamente sì. Bene, allora sono già le 10, cacchio, quindi passiamo al quarto. Passiamo al quarto. Ok. Allora, no, non so se ho risposto a tutte voi che avevate messo la 2 e la 3 come indicazioni, spero di aver dato un po' di spunti in tutta questa filippica che ho fatto fino adesso. Quindi non è possibile avere una carriera di successo ed essere in una relazione buona allo stesso tempo, ok? Allora, questo è, questa è Scusa, un'altra. scusa un attimo, ma qua c'è un commento. Ah, wow! Beh, giusto, è vero. Scusate un attimo. Un momento figaggine. Grazie, non so chi sei, ma grazie. Ok. Ah, beh, c'è qualcuno che ci dice che hai dato degli spunti, grazie. Grazie Giulia. Ok, allora l'ultima parte è appunto che la coperta è sempre corta in un certo senso, no? Se ho, e questa è l'altra, diciamo, nella saggezza popolare c'è fortunato al gioco, sfortunato in amore, no? Ah Grazie. sì, vabbè, ma non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca, no? Tutte queste cose che sono figlie di un approccio che ha la mentalità della scarsità, cioè che non ce n'è mai abbastanza, che no, non puoi avere tutto dalla vita. Ok? Tante di noi si sono sentite dire questa cosa da piccola, no? Da piccole e ancora oggi in certi ambiti c'è questa cosa. Ah sì, vabbè, ma tu vuoi troppo, vuoi tutto. Accontentati. Questa roba qua. Ok, allora, di nuovo, non significa che non possiamo fare dei compromessi, assolutamente sì, però
ci sta di volere tutto, volere sia la relazione che funziona che il successo, qualunque parola, qualunque diciamo significato noi vogliamo attribuire alla parola successo nell'ambito professionale piuttosto che in altri ambiti che non siano quelli della relazione di coppia. Perché qual è il filo conduttore di tutti questi ambiti? Noi. Quindi, se noi mettiamo quanta più consapevolezza possibile in tutti i nostri ambiti della vita, allora possiamo trovare un bilanciamento. No? È chiaro che se per me la realizzazione professionale è importante e quindi fra i miei valori c'è l'ambizione, un'altra parola che, Madonna, come la parola potere sembra quasi una parolaccia detta da una donna, ok? Se io ho come valore l'ambizione e sono con una persona che invece non ha la soddisfazione professionale come uno dei propri valori fondamentali nella vita, prima o poi questo nodo qua verrà al pettine. Questo, per esempio, mi è successo col mio ex marito, che è una carissima persona, un ragazzo a cui sono ancora affezionatissima, non è il narcisista, è un altro. Però questa cosa qua col senno di poi, perché mentre ero nella relazione non me ne ero accorta, se no non l'avrei sposato, evidentemente, ok? Però questo era uno dei problemi che poi hanno fatto crollare il nostro matrimonio. C'era questo, c'era la visione rispetto al denaro. Il denaro è un tema tabù in moltissime relazioni di coppia, e invece va assolutamente affrontato il prima possibile. C'era in seconda battuta il discorso della famiglia, ma era, diciamo, era sicuramente più in primo piano quanto per me fosse importante sentirmi realizzata anche come professionista e quanto lui invece alla professione desse semplicemente una funzione di sostentamento economico, ma la sua soddisfazione e la sua realizzazione come persona venissero da tutt'altro. Ok? E quindi, ripeto, torniamo al discorso dei valori, che è importantissimo avere presenti prima di imbarcarci nella relazione di coppia, perché dovremo cercare quelli, anche e soprattutto nel famoso elenco di come dovrebbe essere fatta la relazione, perché se non ci facciamo caso, poi magari dopo 1, 2, 3 anni, nel mio caso ce ne sono voluti 13 fra relazione e matrimonio, e prima o poi i nodi vengono al pettine. Ok. Bene. Bene, devo dire che è stata un'oretta bella carica. Sì. Okay, abbiamo un commento che non hai visto, non so. Aspetta, eh. Dove sei? Aiuto. Mi hai perso? Persa? Eccoti. Bravissima, sei stata chiarissima. Grazie. Felice di ciò. Ok. Potremmo stare qui altre 10 ore a parlare di questo argomento. In teoria sì. Ma invece. Allora, non so se ci sono altri dubbi, domande, commenti, eccetera. Se no, io ho preparato un PDF. Aspetta che abbiamo un commentone, mamma mia. Ok. Forse sono stata sfortunata io, ma ho trovato uomini poco collaborativi che si aspettavano che pensassi a tutto io, gestione della casa, mi sono sempre trovata a dover mettere da parte la mia carriera per tenere in piedi la relazione. Quando me le non te lo chiedo io di gestire tutte queste cose. Sì, ahimè. Nel senso che se noi facciamo delle cose per tenere in piedi la relazione e non perché scegliamo noi di farle, e poi ci tornano un po' indietro come boomerang. Ahimè, sì.
questo fa proprio parte della, di questa attitudine innata a incaricarci di soddisfare i bisogni degli altri e poi però chiedere il conto, no? E questo ci frega parecchio, spesso e volentieri, no? Magari non lo facciamo con le migliori intenzioni, magari. Però poi, se alla lunga c'è sottostante, c'è l'aspettativa di essere ricambiate, e poi questa roba qua non funziona, non funziona più. Allora, c'è un altro commento che dice: e se l'autostima e l'amore per se stesse c'è, ma l'altro si rivela il contrario di ciò che diceva. E io continuo a stare bene anche se sono sola, fantastico. Per me la capacità di stare bene da sola, ma stare veramente bene da sola, non a parole, ok? Cioè, è chiaro che per me, per esempio, la condivisione è molto più appagante che non, cioè, condividere un viaggio, condividere una cena, condividere un film. È più bello che non guardarlo da sola, ok? Ma ho imparato ad apprezzare tantissimo anche queste stesse cose fatte da sola. E a volte anche a cercarmi dei momenti di solitudine. Perché comunque io voglio coltivare la relazione con me stessa, no? Ci dicevamo che l'unica persona, no, forse non lo dicevo stasera, l'ho detto in altre circostanze, ma vale lo stesso, l'unica persona con cui passeremo veramente tutta la nostra vita siamo noi. No? E quindi prima impariamo a stare bene con noi, in compagnia di noi stesse, meglio è. Per cui non è obbligatorio essere in coppia. Non è obbligatorio accontentarsi. Non è obbligatorio avere un uomo purché sia, ok? Non fa bene a voi, non fa bene neanche a lui. Se stai bene da sola, fighissimo, ok? Più stai bene da sola, più è facile che attrarrai, se lo vorrai, una persona che è capace di stare altrettanto bene con se stessa, che non è disposto ad accontentarsi, ma che cerca qualcuno che aggiunga valore alla vita, se proprio deve entrare a farne parte, no? E quindi sei nella condizione migliore per attrarre un partner sano. Bellissimo finale. Ok. Allora, io dicevo, questa sera ne abbiamo viste quattro. Ho preparato un PDF con altre tre. Credenze limitanti e diciamo i loro antidoti. Chi di voi si era già diciamo registrata sulla pagina di Amore Parliamone e aveva compilato il questionario, l'ha già ricevuto, ok? Io però condividerò il link qua sotto la diretta, okay, nei commenti della diretta di Facebook della Sabri, così chi vuole, chi non l'avesse ricevuto prima, lo può scaricare. Okay? E poi appunto vi rinnovo l'invito a, se volete, chiedermi maggiori informazioni. E se scaricherete il PDF poi le riceverete in automatico su questo percorso che ho creato, che si chiama Amore, Parliamone, che è un percorso pensato appunto per innanzitutto farvi tornare a innamorarvi di voi stesse, della vita e poi di chi volete voi. Saranno 5 appuntamenti in diretta su Zoom ogni 2 settimane più o meno a partire dal 27 marzo. O di sabato o di domenica mattina dalle 10 alle 12 e mezza circa. Quindi questi 5 appuntamenti, ogni appuntamento è preceduto o seguito da un workbook in PDF, quindi si fanno i compiti a casa, ok?
Poi è prevista tutta una bibliografia, quindi dei libri, dei consigli di lettura e alla fine del percorso una mezz'oretta di colloquio individuale con me. Ok? Quindi questo più o meno è il macro programma. Io volevo aggiungere che, scusami Elena, che lavorare con Elena è bellissimo. Stasera avete avuto modo di avere solo qualche pillola, però vi assicuro che lavorare con Elena è proprio, proprio bello e molto arricchente. Quindi Grazie, tenete grazie. presente questa possibilità perché è veramente da cogliere. Grazie, grazie mille. E quindi niente, se volete ricevere tutti i dettagli, i costi, gli argomenti dei 5 appuntamenti, eccetera, vi invito a scrivermi o ad andare sulla mia pagina Instagram nel link in bio, o comunque se volete adesso poi vi copio anche il link nelle note. E se volete scaricare il PDF, poi riceverete di nuovo tutti i dettagli anche da lì. Ok? Abbiamo un sacco di complimenti, Elena. Grazie, grazie, grazie a voi. È stato veramente un piacere come sempre. Io, se potessi passare la vita solo a condividere, sarei molto, molto felice di ciò. E niente, per qualunque cosa, appunto, sapete dove trovarmi, Instagram, Facebook. Rimetti magari i tuoi link sotto, anche oltre alla pagina di cui parlavi prima, perché così almeno uno sa dove trovarti. Va benissimo, ok. Tanto Elena ogni Grazie. tanto torna a trovarci, quindi, però, insomma, Sì. visto che adesso c'è questo bellissimo evento sull'amore, mi raccomando, approfittatene. Yes. Vi Grazie aspetto. a tutte. Grazie, grazie a tutti. Ciao! Ciao.